Il Mediterraneo e l'Africa sono certamente il futuro per il nostro Paese e per l'Europa. Nel Mediterraneo l'agricoltura ha un ruolo fondamentale, però troppo spesso è frammentata, non riesce a far fronte alle grandi sfide ambientali e anche a quelle sociali. Per la prima volta tutti i Paesi del Mediterraneo si sono messi insieme e hanno dedicato mezzo miliardo di euro, quindi una cifra importante, insieme alla Commissione, metà i Paesi, metà la Commissione, per finanziare progetti di innovazione e di ricerca nell'agri-food nel Mediterraneo. Questa è una grande cosa perché tutti abbiamo contezza del fatto che il settore alimentare può dare sviluppo economico, sviluppo sociale, può addirittura ridurre la pressione dei flussi migratori, perché dobbiamo tenere conto che ci sono dei paesi nel Nord Africa dove il settore agri-food impiega il 40% della forza lavoro, quindi se noi riusciamo a fare in modo che questi paesi crescano a punto di vista commerciale, industriale, di agricoltura, di, 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 di vendita, sicuramente potrebbero avere quello sviluppo che aiuterebbe anche a far sì che i flussi migratori si riducano. Quindi tutto questo è un grande progetto che vede l'Italia al centro. L'Italia in particolare il MIUR, il Ministero dell'Università della Ricerca, che è stato fin dall'inizio del 2012 un grande sostenitore di questa iniziativa. Oggi questa iniziativa viene portata avanti con grande decisione e per la prima volta abbiamo i primi 25 progetti proprio miranti a questo. Quindi per sette anni, 70 milioni all'anno per finanziare questo tipo di trasferimento della ricerca e dell'innovazione verso le imprese, verso le comunità che può costituire per la prima volta un grande sforzo congiunto nel Mediterraneo e dei vari paesi.